L'Handicap Scuba Association ha organizzato nel mese di novembre, con grande successo e partecipazione, il secondo convegno nazionale, svoltosi a Milano, e il nono corso istruttori per il conseguimento del brevetto per l'insegnamento della subacquea ai portatori di disabilità fisiche. L'acqua può avere poteri terapeutici incredibili. I benefici dell'acqua per curare handicap di natura motoria sono evidenti sia a livello psicologico che fisico. L'HSA insegna la subacquea a persone con disabilità fisiche dal 1975. Il nostro programma prevede che gli studenti disabili e quelli pienamente abili ricevano gli stessi insegnamenti e vengano addestrati assieme, padroneggiando le abilità subacquee da principianti fino ad esperti. L'HSA è presente su tutto il territorio nazionale, con l'attività di consiglieri nazionali, di responsabili regionali e zonali, di istruttori in diving e villaggi turistici, per garantire l'addestramento in acqua ai disabili in luoghi meravigliosi. I nostri allievi possono godere delle immagini dei fondali marini, accompagnati da nostri istruttori qualificati. Ecco un gruppo di subacquei abili e disabili brevettati che intraprendono una meravigliosa avventura. Una immersione impegnativa a 27 metri di profondità darà loro la possibilità di vivere un frammento di vita esaltante, scoprendo bellezze naturali impensabili. Il gruppo di amici, tali comunque si diventa nel fondo del mare, pur non potendo usare il linguaggio verbale, comunque comunica con un linguaggio molto più eloquente, che è quello dei gesti, proprio dei subacquei. L'immersione è una festa, dove ci si ritrova a chiacchierare con gioia ed entusiasmo. Ma il segnale di una lampada dell'istruttore attira l'attenzione del gruppo. L'obiettivo è stato raggiunto. Finalmente è stato trovato il relitto di una nave da guerra. L'istruttore dell'HSA invita a seguirlo per ispezionare questo relitto cosparso sul fondo. Nuove scoperte e nuove sensazioni sono lì, pronte per essere vissute.
riflessione e da stimolo a quanti, lo diceva già il nostro Mauro Broi, a quanti sono in condizione di sopportare queste attività. Penso in particolare alle strutture pubbliche, che in alcuni casi hanno contribuito a realizzare cose lodevoli. That was over 20 years ago, and shortly afterwards, after the injury, I participated in teaching a class with five paraplegic students. Questo è successo più di 20 anni fa e dopo poco tempo dell'incidente io ho partecipato all'insegnamento a una classe in cui c'erano 5 studenti paraplegici. L'esperienza di immersione per una persona con handicap poliomielitico traumatizzato è certamente stimolante non solo dal punto di vista psichico ma anche fisico, ed è quello che io ho visto. Infatti l'opportunità di non sentirsi diversi, di essere liberi da stampelli o sedie a rotelle, può provocare autentiche emozioni di felicità e pienezza di sé. Questo francamente io l'ho visto attraverso gli occhi del subacqueo, quello che ognuno di noi fa e vede durante l'immersione. Ritengo che con la vostra esperienza di istruttori vi accorgete delle difficoltà dei vostri ragazzi attraverso l'espressione degli occhi. Io faccio un paragone credo simpatico, non so se avete mai visto i cartoni animati dove il personaggio esprime la sua felicità, gli occhi sprizzano scintille, ed è quello che a me è capitato di vedere in questi miei amici, in questi brevettati che ora fanno parte della PSA. There's no chance for us. Delle attrezzature, con l'avvento del GAP si è potuto utilizzare una vescica natatoria artificiale simile a quella dei pesci che gonfiata e sgonfiata permette di rimanere sospesi a mezz'acqua senza sforzo fisico. E che ritengo validissime sul piano scientifico, tecnico, umano. Io sono responsabile all'interno della federazione dell'attività corsuale dei tecnici per disabili, perciò sono nettamente in sintonia col convegno di quest'oggi. Sono stato fautore di una grande battaglia all'interno della Federazione Sport Disabili perché ho sempre difeso i contenuti terapeutici e riabilitativi che devono avere i nostri corsi. Al di là dell'agonistica, perché siamo Federazione del CONI, ritengo indispensabile tutelare la salute degli atleti e perciò ho sempre portato avanti anche nella didattica dei corsi, sono sempre battuto perché la componente riabilitativa e terapeutica sia sempre presente anche quando si arriva ai massimi livelli di agonismo. Oltre 250 partecipanti e fra questi tanti addetti ai lavori sono arrivati da tutta Italia al secondo convegno nazionale HSA Italia che ha visto il patrocinio della Federazione Italiana Sport Disabili. Ha aperto il convegno il presidente dell'HSA Italia, Aldo Torti, che ha presentato un'ampia relazione sulla nascita e sulla evoluzione delle attività subacquee per disabili fisici. È da segnalare la presenza e l'intervento di James Gatak, il presidente dell'HSA International, che ha portato testimonianza del lavoro dell'associazione nel mondo. Il convegno ha segnato un passo importante nella crescita dell'attività subacquea per disabili, con un segnale forte e qualificato, con riscontri positivi da parte dei partecipanti e relatori. Gli interventi di istruttori, brevettati ed esperti che hanno raccontato le loro esperienze personali con allievi disabili hanno fornito un interessante quadro di riferimento per l'insegnamento. Grande spazio è stato dato all'aspetto medico con interventi di medici e terapisti che hanno analizzato l'attività subacquea in relazione alle disabilità,
ponendo in risalto i risvolti terapeutici, sociali, di gratificazione personale che questo sport trasmette. Si sono tenute le immersioni di addestramento degli istruttori dell'HSA. I neoistruttori vengono artificiosamente resi disabili per capire fino in fondo la situazione in cui si troverà il suo potenziale allievo disabile. Slashed and torn. L'addestramento pratico è sostenuto da uno teorico che si svolge in aula con delle lezioni specifiche tenute dai responsabili dell'HSA. Don Pè, responsabile medico. È questa, al di sopra dell'assistenza cardiorespiratoria. Nel momento in cui avviene, non è perché il trauma è arrivato in alto, ma perché c'è questa reazione del disollo al di sopra che si infiamma, si gonfia e perde le sue funzioni, ma solo temporaneamente. E Oberti, responsabile didattico. I livelli si riferiscono logicamente ad un sommozzatore open, chiaro? Livello A. Il presidente Aldo Torti conclude ringraziando i neoistruttori. Tra te e Bigi, penso che... Vabbè, forse è meglio che vieni anche tu. Vabbè, comunque sento anch'io, non ti preoccupi. Va bene. Going a little further with what you do in teaching and to include people with disabilities. Allora, prima di tutto vi vorrei ringraziare per essere venuti qui e di spendere un po' del nostro tempo per insegnare alle persone disabili. It's taken a lot of work to bring. È un giorno di festa per tutti i subacquei, una immersione a Rimini con i delfini, i nostri maestri dell'acqua. È incredibile l'affinità uomo-delfino e sembra che anche questo meraviglioso mammifero lo sappia.
Infatti, quasi per gioco, imita i sub perché espirando emette delle bolle d'aria quasi a gara a chi le crea più belle. Quando i subacquei sembrano apparentemente distratti, sono i delfini che attraggono la loro attenzione, invitandoli al gioco e alle carezze, non dimenticando di essere i protagonisti davanti alle telecamere. Il subacqueo disabile si diverte a fotografare questo suo nuovo amico, che si presta simpaticamente. L'immersione è volta al termine e istruttore e allievi tornano a casa, con il cuore colmo di emozioni ed intesa per un prossimo incontro.